arrivati ieri sera venerdì, eravamo i primi, adesso siamo in 7 camper qua nell'area sosta di One. Ieri sera piovigginava, oggi è uscito un bel sole. Ci alterneremo alla visita del forte di Bard perché i cani sono un po' interdetti in tantissime zone che vogliamo visitare. Posso capire, perché poi noi ne abbiamo anche due, è sabato, ci può essere tanta gente, quindi evitiamo anche, non sono vietati nelle aree esterne, nel forte, però preferiamo, anche per non stressarli troppo, alternarci alla visita. Questo è il paese di One, che dopo vi faremo vedere perché ci passeremo in mezzo. La sua area sosta è proprio comoda e pratica al forte di Bard, perché One e Bard sono praticamente collegate da un ponte. L'area sosta è proprio carina, c'è le panchine con i tavolini qua sopra, le griglie. Adesso poi vi facciamo vedere i costi e come funziona. 10 euro le 24 ore, funziona che quando arrivate vi esce la scheda che poi rimetterete nella macchinetta del pagamento, potete pagare col bancomat. C'è anche il metodo per entrare, uscire e tenere il posto, cosa che noi non abbiamo approfondito perché comunque non ci interessava, ed è molto comoda perché c'è anche i carichi d'acqua in ogni piazzola. Come dicevamo, si può pagare con bancomat, monete o banconote. La corrente è a consumo. Qui sulle indicazioni c'è scritto che va con la tessera, ma noi abbiamo trovato solo esclusivamente il forellino da mettere le monete, quindi portatevi le monetine se vi serve. Il camper service è all'esterno dell'area, quindi usufruibile gratuitamente anche da chi non sosta nell'area camper. C'è lo scarico delle grigie, lo scarico delle nere e il carico d'acqua. Al ritorno ci passiamo. Siamo nel paesino di One, c'è qui la stradina dal municipio, c'è tutta la pedonale che porta fino al ponte dove poi si entra a Bard. Qui potete già vedere il forte. Con una passeggiata tranquillissima di 10 minuti dal centro di One, dove siamo ora, arriviamo proprio nel paesino di Bard. Si attraversa qui la ferrovia e dopo poco c'è il ponte che collega appunto i due paesi. Il ponte storico di One Bard è menzionato nelle fonti scritte fin dal 1272. C'è ancora un po' di neve lassù. Così come lo vediamo adesso, il forte è stato edificato nel XIX secolo dai Savoia. Alcuni documenti storici però ci indicano la presenza già di un presidio, di un piccolo forte, no, che non possiamo sapere come fosse, già nel VI secolo, all'epoca degli Ostrogoti.
Le vie di Bard sono molto caratteristiche. Il borgo medievale è nei borghi più belli d'Italia e ogni via, ogni casa, ogni angolo ha da raccontare qualcosa. Pensate, con i suoi 3 km quadrati e 108 abitanti, il comune di Bard è il più piccolo della Val d'Aosta. Particolare la parrocchiale di Bard con il suo pavimento in legno rumoroso, bellissimo. Adesso andiamo a fare i biglietti per il forte. La biglietteria la trovate proprio a inizio del borgo, dopo il primo portico. C'è un bar, un portico e poi l'entrata del forte. Se volete potete fare il percorso per salire al forte a piedi. La salita al forte l'ho fatta in ascensore con vista sul borgo medievale e sulla Dora Baltea. A scendere invece farò la passeggiata panoramica, che è veramente meravigliosa, merita davvero. Per i musei, i laboratori, gli eventi, le mostre d'arte, potete visitare direttamente il sito del Forte di Bard, dove trovate praticamente tutto, i prezzi, gli orari e tutti gli eventi anche straordinari che sono in programma. Per la visita del forte ci sono varie opzioni. Io ho scelto quello da 8 euro, comprensivo di un museo a scelta. Questa volta ho visitato le prigioni. Nel prezzo del biglietto vi danno anche una guida del forte e avete gli ascensori ovviamente liberi di andare e venire come volete. Saliti con l'ascensore, scendiamo invece a piedi per godere della vista e anche per fare due passi. Se non avete visitato il borgo, potete uscire al primo piano del forte e vi trovate proprio in cima, alla fine del borgo medievale, e da lì potete scendere per poi andare alla resosta.
Un tempo i tuoi simili mi rispettavano. Sapevano l'importanza del rispetto della natura. Ascolta il mio sussurro e portalo con te nel tuo cuore. Troviamo queste tavole esplicative veramente un valore aggiunto per chi visita il borgo di Bard. Siamo quasi all'area sosta, ci fermiamo poco prima, pochi metri, per farvi vedere il carico e lo scarico. La comodità è che qua si fa direttamente acqua in piazzola. Ora, mentre Luca carica e scarica, io mi faccio il riposino sul sedile girato. Abbiamo messo una piastra noi, veramente ce l'ha messa un nostro amico, una piastra girevole comodissima, perché i divanetti sono un po' occupati. Hanno preso questo vizio di stare sui divanetti. Laggiù avrebbero il loro lettino, ma mi piace di più qua. Direzione Fenis o Fenis e il suo castello che vi faremo vedere nel prossimo video. Ma prima tappa al supermercato e negozio di prodotti tipici. Allora, ci fermiamo, prendiamo intanto qualcosa per la colazione, che abbiamo finito la torta e poi vediamo. Ok. Magari andiamo, fai anche un passo alla casa del Lardo. Così prendo un po' di Lardo. Tanto qua di fronte c'è anche la casa del Lardo, dove ci fermiamo tutte le volte che passiamo dalla Val d'Aosta.